Bella a tutti ragazzotti di Amorfixiano, vi ricordo che in alto a sinistra c'è sempre un link dove potete scaricare Dark Cloud più l'emulatore. Buona visione. Ragazzi, piano 13. Piano 13 è... Ora, se non sbaglio, posso usare già Xiao e Toan. Non è che mi dispiaceva usare Goro, però... Ho voluto tranquillamente velocizzare il tutto. Ok. Sapone, sapone, sapone. Pesca appiccicosa. Allora, eccoci qua. Abbiamo quattro atle da prendere. Intanto che prende le atle, Toan, io vorrei parlare un po' con voi, ragazzi, ragazzi. Allora, oggi volevo parlarvi di come stiamo crescendo. Ovvero il gruppo New Day Gamers. Negli ultimi tempi sta crescendo, ma non a livello di iscritti e di views. Certo, le views stanno aumentando, per l'amor di Dio, non lo metto in dubbio, ma ragazzi, mi piace vedere che le persone si stanno affezionando non come utente YouTuber, no, come una persona che ti è amica. Intanto sto notando che nella community, creata quasi ormai settimane, sta davvero non mi sono sorpreso nel vedere che c'è stata tanta 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 amicizia, ma più che altro non ci sono stati dei litigi o delle bambinate che di solito capitano. Ora posso prenderla? Ok, grazie, grazie bro. E mi viene proprio da ringraziarli, perché proprio non me l'aspettavo. A dire la verità, creare il gruppo WhatsApp è stato una mia idea. Anche se mi sono beccato un po' di critiche dai miei collaboratori del gruppo di YouTube, perché onestamente mi dicevano: ma sai, dai il numero, non so quanto possa essere così intelligente come cosa, però in questo mondo ormai di informazione telematica e telefonica, voglio dire, dare il numero a persone che comunque sia non sono tanto sconosciute, non è tragica la cosa. E poi, ovviamente, siamo delle persone aperte, molto aperte. E quindi ci tengo molto che la nostra community, la nostra, diciamo, famiglia, tra virgolette, sia un gruppo di persone che non si limiti solo a vedere video, ma anche, ragazzi, io lo dico sempre, a partecipare, a essere coinvolti. Tutto questo lo facciamo, ovviamente, come molti ci chiedono, senza un compenso. Voi direte: ma perché? Cioè, non c'è nessun YouTuber che senza compenso fa ciò che fate voi. È vero. È vero, non ce n'è, però vi dirò, quando una cosa piace e piace davvero, non chiediamo mai niente a nessuno, perché appunto i primi che si divertono siamo noi. E poi onestamente a noi piace molto il confronto.
Ci piace confrontarci, ci piace valutare le vostre idee, ci piace molto metterle in gioco, metterle. E dai, sempre si rompe. Scusate. Ci piace anche ricevere le critiche. Sarà anche molto scontato. E ci piace anche essere detti che siamo comunque sia, nei nostri mezzi limitati, anche bravi. Ragazzi, abbiamo finito il piano 13, mentre stavo parlando, scusate. Torniamo al piano 14. Alright. Piano 14. Ovviamente usiamo sempre Xiao, ragazzi. Velocizziamo il tutto. Già abbiamo il primo. Credo che stavolta non ce la faremo a portare tutti gli oggetti degli scrigni. È un peccato, però. Però questi mimi, questi deliziosi mimi, a noi ci interessano particolarmente. Lupo mannaro, questo è un nuovo mob. L'abbiamo incontrato contro il serpente. Però era nei video, quindi. Vedremo. Contro Toan, cosa farà il lupo mannaro se è così forte? Lui sta morendo. Proprio così random. Quindi direi di fargli un bel cambio dopo. Abbiamo tante cose da prendere. Abbiamo preso già un primo oggetto. Che potrebbe essere utile già. Qua non c'era niente di che. Direi di andare a quella sorgente, far ripristinare gli HP di Goro. Vediamo un po'. Allora, qua c'è l'uscita. Ok, giusto per curiosità. Così faremo spazio già. Ok, il nostro primo oggetto era inutile. Quindi, almeno abbiamo fatto spazio. Stiamo a metà del percorso. Stiamo a metà del percorso e. Chiave dello scrigno. Quindi qui c'è anche uno scrigno. Proviamo, come vi ho detto, a sfidare il lupo mannaro. Ah, ma questo è come lo scheletro che stava a Nolum. Vedete, anche lui si difende. Cioè, io l'ho detto. Attacchi a distanza a Bracconiglia è molto inutile. Guardate i danni che non. Però di critico ci muori. Anche lui fa il critico, davvero?
Ma io te lo schivo, stronzo. Il secondo oggetto ed è pieno. Allora, a sto punto direi di dargli pane. Ok. Agilità più uno. Non penso che l'apriremo, o sì. Una mappa, vabbè. Direi. Dopo questo direi di continuare l'ultimo piano e di finire tutto il territorio, se non l'abbiamo finito, perché c'è da finire. E finiamo il secondo villaggio. Io ti voglio sfidare, vieni qua. Ovviamente fa danni assurdi. Onestamente l'arma che più preferisco è l'arma del serpente che usa Toan. Perché è molto potente. Però. Non so se gli abbiamo applicato qualcosa. Sì. Apriti. Ok. Ci manca il secondo oggetto. Eccolo. Guardate di critico quanto fa. Io direi di usare polvere potenziante. Ah, dobbiamo usare anche la spada gufo saggio, eh. Ce la dobbiamo ricordare. Allora, direi di usare a lei, però. Sì. Per trasformarla serve. Ricordiamocelo, attacco e agilità. Agilità ne abbiamo a bizzeffe. Quindi applichiamo solo agilità. Abbiamo l'ultimo oggetto, abbiamo due atle e abbiamo finito anche il piano 14. Ok, ci vediamo al piano 15. Un piano di limitazione o un piano speciale che dovremmo completare completando il territorio. Però io, essendo una persona curiosa, direi di andare in città temporaneamente, di svuotare la nostra borsa, perché abbiamo troppe cose inutili. Troppe. E direi, dato che, giusto per controllare, abbiamo un bel po' di roba. Ma davvero un bel po' di roba. Però, direi, prima di fare la cosa che vi ho detto prima, quindi, Gufo, vieni qui. Vieni qui, vediamo un po' cosa hai per me. Anche qui, come per Old Gafford possiamo tranquillamente vendere. Senza che mi fai venire mal di testa, gufo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9. Possiamo già prendere questo. Dieci. 11, perché tanto siamo fortunati. Guarda quante ne abbiamo. Guardate. Ce ne posso prendere altri due. Cioè, giusto per dirvi.
Ne abbiamo ben 5. Abbiamo 5.000 di soldi. Io direi di prendere una piuma. Polvere di cambio ce l'abbiamo. Lui e basta. Così siamo messi bene. Però allarma l'applichiamo immediatamente. Scimitarra. Guarda quanti oggetti axiao. Cioè, è assurdo. No, ovviamente dobbiamo potenziare questo, come vi ho già detto. Perché non mi dà la polvere potenziante? Ah, questa è l'autoriparatrice. Ok, mettiamo immediatamente. L'autoriparatrice cosa fa? Praticamente al momento che si sta per spaccare l'arma, se la autoripara. Però, ovviamente è una sicurezza in più per noi. Andiamo alla selva del gufo. Per finire ciò. Quindi ci mancano 6 atle. Quindi penso che questa sia l'ultima di completamento. Per poi finire alla sedicesima. Oh. Allora, mancano 5 con questa. Ok. Ne mancano 6, 5 e direi di portarmi a potenziamento l'arma di Xiao. Spero di non trovare immediatamente l'uscita, perché altrimenti sarei non fortunato di più. Ho fatto bene a svuotarmi la chest. Ovviamente io parlo in termini minecraftiani. Per chest si intende borsa o zaino. Quindi non scrivete nei commenti, ma si chiama borsa. Lo so. Lol. Primo oggetto di via d'uscita completato. Questi li potremmo tranquillamente distruggere da Goro. Anche lui potremmo distruggerlo da Goro. No, sentite, perdo soltanto del tempo. E lui, vi ho detto, è molto goffo. Secondo oggetto. Ok, ho trovato un'altra via da qua. Strano che non abbia ricevuto un attacco. Comunque, ora, vedendo molto le caratteristiche di Xiao. Direi che come abbiamo le mele, dobbiamo aumentargli la vita perché Xiao è agile, ma non è assolutamente molto molto difensiva perché difese non ne ha. Quindi cioè mi ha fatto aumentare la punti di esperienza dell'arma. E abbiamo anche l'ultima. Armi, potenziamola. No, non me lo fa. Ci manca ancora molto, ragazzi. Ci manca ancora molto.
Ora direi che la fionda del brigante la dovremmo ancora usare. Però sì, lo usiamo ancora, dai. Ora abbiamo finito anche il piano 15. È inutile distruggere tutti i mob, perché abbiamo trovato già i tre elementi. Eccoli qua, infatti. Quindi, prendiamo tutto e scappiamo. E il prossimo episodio, io, come quasi tutti gli episodi, faccio un po' di territorio di Bracconiria, completo il villaggio, sempre ovviamente se non ci siano altri territori come piano 16, piano 17 e così via, perché io non mi ricordo tutti i piani per ogni villaggio, vi sono onesto, non sono uno di quei youtuber che già sa cosa sta registrando, no, perché io amo proprio capire insieme a voi questo gioco e capire cosa c'è dopo? Quindi tutto ciò che c'è al di là della non registrazione, non la so. Al di là del gioco e della storia che stiamo facendo. Minchia, oh, su tre poi ho l'abilità di azzeccare sempre all'ultimo. Qual è? Ah no, alla seconda, dai. Andiamo al piano successivo, giusto per curiosità. Vedete, quindi allora c'è un ultimo piano, giusto? Eh sì, c'è un territorio 16. Comunque l'arma, a mio avviso, si deve potenziare. Si deve potenziare l'arma. Accessori, glieli abbiamo dati. Qui ne possiamo mettere tre, ragazzi. Quindi gli impostiamo il fulmine. Gli impostiamo le piante e gli impostiamo gli ammazzadraghi. Vedete che ora. Mi fai di critico? Quindi a sto punto, ragazzi, io direi di completarlo. Facciamoci l'ultimo piano. Perché secondo me dovrebbe essere lui l'ultimo piano, il piano 16. A differenza del scheletro maestro, lui quando riceve un attacco non è tutto sulla difensiva. Ok, abbiamo preso anche il primo oggetto, molto bene. La piuma si è rotta la piuma. E questo è un bene perché ne abbiamo due, una comprata e una trovata. Vediamo un po'. Ok, l'uscita è quella. Ok, comunque, raga, io per far veloce non userò Toan. Ve l'ho già spiegato mille volte. E beh, giustamente io sono un genio. Prima attacco con Toan. E poi pretendo di aprire l'atla, la tramiglia con Xiao, e mi sembra pure giusto. Vabbè, visto che mi trovo.
Ho visto uno scrigno là. Però non so se sia un mob. Ci sono giusto 3 a 4 atle. Infatti lui è mimetico. Figurati. Senti un po'. Allora, io direi di farci tutta la mappa e poi le altre le prendiamo all'ultimo. Così facciamo molto più veloce. Tanto di risalire dobbiamo risalire. Senza che mi ci muori però. Ecco. Addio. Prendiamo lui. Eccolo là. Cambiamo personaggio. Lui mi si sta spaccando l'arma. Ne abbiamo due, eh? Occhio. Mo'. E ora che fai? E quest'arma? Questo stile di combattimento? Aia. Come vedete io mi sposto per evitare questi attacchi così. Meno male. Meno male che non c'è morto coro, meno male. Per evitare appunto questi attacchi, eccolo. Quello che odio. Muorici, stronzo. So che mi devi dare qualcosa, non mi dai niente. Agli oggetti cosa abbiamo? Controlliamo. Abbiamo due. Ne abbiamo due. Però noi siamo sfortunati. Perché in questa saga noi siamo sfortunati ad aprire le porte. Quindi dobbiamo distruggere almeno fino a quando non troviamo l'ultimo oggetto per aprire la porta. Tu, io so che tu ce l'hai. No. Non ce l'hai tu. Guarda, proprio la mappa che è la cosa più utile in questo momento, guarda. In due! Oh mio Dio! ho trovato il terzo. Ne ho distrutti due in un colpo solo, in una combo sola, più che altro. Ora direi di mandare a fanculo questi mob che ci hanno davvero, davvero dato fastidio. Via. Raga, non vi faccio vedere come si raccolgono, scusate, gli oggetti. Andiamo direttamente al piano finale. Ragazzi, a dire la verità, ho trovato qualcosa per il dungeon speciale. Purtroppo ho dovuto fare il taglio, perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo, troppo troppo lungo. Quindi. Eh sì, hai ragione te però. Dove sta? Eccolo. Velocissimo, eh? Prendo giusto le cose che servono per potenziare l'arma. Ovviamente questa non ce la facciamo scappare. Potrebbe essere l'ultima stanza questa. Quindi sfruttiamo tutte le risorse che abbiamo. Solo per questa stanza. Ok, veloce. Ma guarda questi rotti coglioni quanto sono fastidiosi. Un amuleto appiccicume che è inutile. Vediamo un po'. Granato, buona. Ok, saliamo. Ragazzi, non vi faccio vedere cosa c'è dopo, perché a dire la verità non lo so nemmeno io. Per questo video un po' longhino, lo devo ammettere.
È davvero tutto. Vi ricordo come sempre che all'inizio video c'è sempre un link per poter scaricare il gioco o l'emulatore. Da Morfixiano, membro dei New Gamers, è davvero tutto. Ciao belli!